Bella, Bella. siamo tornati con un bellissimo T-Max 530. L'evoluzione di quello che avevamo fatto l'altra volta. E anche qui vi facciamo vedere come sostituire la cinghia del Ah, variatore. ecco che cos'è questo. È il tuo giogo. Se ti metto a È il lavorarci, guinzaglio, capito? bravo. Bene, quindi ci ha offerto un nostro fan di farci fare questo lavoretto perché ormai ha superato i 20.000 km abbondanti della durata di una cinghia. E quindi c'è già il rischio che si spezzi. Esatto, Ringraziamo Giovanni, giustamente, che ci ha affidato il mezzo. e adesso iniziamo, vi facciamo vedere come si fa. Sì, me la tiro via quindi. No, io quella te la tengo, ti tengo, poi ti vedo anche le frustate. Ah, se no mi dai quello usato. Dai, Andiamo. partiamo. La cinghia rimane dal lato destro qua sotto, quindi per arrivare qua sotto adesso andremo, vi facciamo vedere che bisogna togliere il bananone e tutta la parte di carena qua sotto, che sono delle brugole di 4. Poi ha montato le pedane rizoma, quindi ci sono delle brugole di 3 e delle clipettine, quelle di plastica classiche, Le che si troviamo anche qua. tolgono con il cacciavitino. Quindi adesso iniziamo a smontare. Quindi Pierino inizia a smontare le clip e io inizio a smontare le No, le clip le spingiamo leggermente in dentro e poi le estraiamo. Non schiacciate molto, se no ve la perdete dentro. Andateci con cautela, che c'è dei gomini in gomma che fanno forza. No, rischiate di spaccare tutte le plastiche. Ecco, vedete? I gomini in gomma dei puntali. Quindi uno è venuto via. Continuiamo. Dai, la tre. Alla 3. Ne ho preso proprio una. Io non sapevo te quante ne volevi. Andiamo la mano, sviluppavo quelle là. Puoi continuare a svitare quelle sotto, eh? Ci sono le clip Sì? anche qua sotto. No, davvero? Sì. Pensavo di non far niente. Ah, lo so io che te pensavi, speravi. Poi ti tiro via Sì, quella qua 10 dietro lì. c'è una 10. Qua nell'angolo e qui c'è anche una chiave, una vite a stella. Quindi Pierino prendi anche il cacciavite a stella. Svitiamo la pedanina. Svita, svita. Queste sono due viti di 10, poi ci sono delle altre viti a brugola di qua sotto. Voi smontate tutto, dobbiamo riuscire ad arrivare a Aver togliere nuda quella le carene. zona qua. Devi sfilarlo in fuori, sei sganciato tutte le clip. Io di là non ne ho più, darci Ti un'occhiata. Ma sei scordato questa 4 qua. questa era tua, era nel È mia. lato. Cioè, quelle scordate sono sempre quelle che ti sei scordato te. Mai io. Bene, No, allora no, no. Devi svitare la no, brugola su, dai. devi svitare. C'è la brugola. Sì, svita la L'ho brugola. E detto. allora, perché non l'hai svitata? Hai detto aspetta. Ah, sempre colpa mia. Sì, questa carenina qua deve venire via. Adesso, se riesco a prenderla, qua, vedete? Questo non viene fuori per che motivo? Ecco qua, perché c'è un'altra clip lì, Appunto, pensavo. vedete? Piano piano, denudiamo. Quindi? Quindi è la Ah, clip, eh? oh, se spingo non viene. Qua, Due. perfetto, Dai, dai, che ci siamo. piano piano. Mi sa che bisogna aprire forse anche sotto. Bisogna tirare via anche la parte centrale, che sono sempre altre viti a brugola di 4. Andiamo a vedere cosa c'è qua sotto. Dammela che svito l'altra. Vieni. Perfetto, vedete, c'è un'altra chiave
a stella, un'altra vite a stella qui. E direi che dopo viene via, forse. Speriamo. Vadi, vadi. Allora, no. Aspetta che ne vedo. Ce n'è un'altra anche qui, sempre a stella. Lo ben dire. Non se le sono fatte mancare, di viti. Qui e un'altra qui. È dimagrito di 10 kg di viti. Esatto. Provi. Allora, come sono fatti gli incastri? Uno, due. Qui dovrebbe essere incastrato nella sottopedanina. Sì, ecco qui. Ah, fermo, fermo. Sono un'altra clip. C'è una clip sporca. C'era sfuggita. Ecco. Dovremmo essere liberi. Sì, siamo liberi. Perfetto. C'è rimasto l'ultimo pezzo di carenino da sganciare, che è questo qua sotto. Vedete, qua ne manca una. Quindi sappiamo già che lì manca. E adesso sganciamo questa. Ok, direi che è sufficiente allentarlo, perché tanto noi adesso dovremo lavorare su qua, quel carter qua, smontare questo carter. Adesso ci prepariamo e vi facciamo vedere come. Bene, cacciavite croce robusto e andiamo a svitare le viti che troviamo delle coperture qua. Saranno tirate un bel po'. C'è la gomma che col caldo così si secca. Sergio, c'hai una chiave da prendere in due qui? Ah, sì. C'hai, dimmi di quant'è? 10? 9, 10? So, questa è una 8, prova. Oh, che occhio. Oh, non faccio mica il falegname. Fattetela lì. No, no, mi devi dare una mano per... No, no, vai dentro col tondo. Se per caso ce n'è una che fa fatica a venire, uno tiene spinto, aspetta, vai. Grande trucco. No, grande il cacciavite, bisogna avere un cacciavite adatto. Ma quel giochino lì non lo fate. A parte che qui non ci sono vidi, si potrebbe anche tenere su così. Beh, è meglio sempre da poter vedere... Tanto non sono tre viti che ti spostano, o no? Sì, si potrebbe anche lasciar su, però. No, anche questo si può tenere su. No, perché adesso lì dentro ci sono le tre viti da svitare, sì, la, sì, plastica. Sì, è vero. Col paccia. È vero. No, lo so che è vero. Ci devo insegnare tutto. Grosso è il cacciavite, se non avete un cacciavite grosso farete un bel po' fatiche. No, riuscite, rischiate di spanare le viti, sì, dopo, che è peggio. Dopo un bel casino. Dopo non le tirate più via. Vabbè. E copertura di plastica giù. Adesso iniziamo a svitare tutte le viti che ci sono intorno al carter, che sono delle viti di 8 e di 10. Poi intanto io vi faccio vedere che anche la pedalina rimane in mezzo, non vi fa tirare fuori poi il carter, quindi adesso io intanto vi svito la pedalina. È una chiave di 13, quindi nostra bussola, andiamo a... no, non è di 13, scherzavo. No, non è di 10, è di 12. Ecco qua, vi vedete, ci si passa meglio. Io direi che le 10 le ho tutte svitate e sono tutte lungo uguali, quindi non vi sbagliate su questo. Boh, partiamo con le 8. Questo secondo te è da smontare? Quale? Non lo so. Adesso ci, allora, quella lì aspettiamo. Intanto, perché svita le altre, perché nel 500 quella non c'è. Adesso bisogna farci un po' di leva da
po' di levato, ho preso il martellino di gomma in teflon per dargli due pacchettine. Vediamo se viene, se no bisogna andare a tirare giù questo. Di solito si fa un po' leva dentro dalla presa d'aria lì sotto col cacciavitone. Infilati qui. No, sai che per me bisogna tirare via. No. Sì, mi sa anche a me. Prova, lì la 10. Svitiamo anche questo allora. Vedi che quello è un perno centrale. Può essere. Sento ancora un po' ridere. Sai che c'è quel cuscinetto sopra lì? Sì. Vedi sì. Che viene piano piano. Là. Sì, quindi dovete svitarla questa, sennò col Kaiser che viene via. Allora. Andiamo un po' a liberarci. Avremo la marmitta che è un po' in mezzo. Giusto un po'. Adesso in qualche modo farlo. Guarda bene perché si va in castrare. Bisogna mollare un po' la marmitta? Sì, mi sa che bisogna venire un po' giù con la marmitta, ma d'un pelo proprio. Quindi adesso qua voi lo vedete al pelo, qui c'è la vite, proviamo di allentare questa. 13? 12? 13? 12 no. 13. Andiamo ad allentarla. Quindi venite giù un po' con la marmitta perché sennò questo qua non esce. Solo che gira dietro. Che cos'è? È sempre una 13. Adesso prendo la 13 da metterci dietro. 13. Dai. Ok. Guarda. Ecco olè. Qua. È venuto giù. E rimpuntiamo subito. La vite, così non vi sta a penzoloni la marmitta e non forza sul collettore. E dopo andiamo a vedere come continuare, se non gli cade niente. Simpatia. Sì, che a Bologna si dice che ha le mani di merda, oh. Ah, oh. Santa polenta. A infilare non sei bravissimo te, te lo dico. Ah, oh. No, giusto in puntata che stia su. E adesso vi facciamo vedere come svitare il tutto. Allora, giunti a questo punto, bisogna far arretrare la puleggia di contrasto per arrivare a prendere per bene con la chiave il variatore. Quindi bisognerà crearsi del gioco. Adesso la cinghia è un po' tesa. Mettiamo due viti, le prime che trovate, di M6. Le andiamo a vitare. Vedete? Vedete che si sta allentando? Adesso guardiamo se arretra per bene. Ancora un po'. Vedete che è arretrato un po' poco? Vedete? C'è la frizione. Cosa? C'è la frizione di là. Devo che te pensavi, No. Direi che ci si può arrivare già così. Cosa dici? Andiamo dentro un po' di più? No, dai, va bene. Va bene? Sì. No, non va bene. Dai, così va bene. Adesso ci vuole un peso, un crick. Allora, adesso ci prepariamo il tutto e vi facciamo vedere come si svita il variatore. Abbiamo messo il crick, quella sua chiave apposta per svitare i variatori, che ci fa forza per tenere sulla chiave. E adesso bussola di 29 andiamo a svitare. Se non avete questo o una pistola
No, non sei dentro. È girato. Allora, devi far girare il variatore. Sì, torna indietro. Sì, addio, che la vito di più. Abbassa. Ah. Boh. Sei dentro? Sì. Vedete? Boh. Ti hanno spinto. Sembra facile, ma lo è. Dai che viene. Dai. Ecco qua. Qui abbiamo il dado, la sua boccolina e adesso tiriamo giù il variatore. E uno. Dopo gli diamo poi una pulita, eh. Adesso bisogna andare a svitare dietro. Occhio, non rovinare la guarnizione. Eventualmente toglietela. Se siete sicuri. Che non la rompiamo. Esatto. Ah. E adesso ci va questa qua che non è una 29 ma è più piccolina. Una 27 era? Può essere. Può essere. Prova. È una 27. Beh. Questo va smontato perché la cinghia da lì non esce. Sempre chiave a compasso. Negli altri due fori che trovate. Non vi sbagliate perché gli altri due non sono filettati. Lo vuoi in giù? Puntamela perché io devo venire di qua adesso, sennò impallo la camera. Deve essere un po' più aperta. Così. Sei? Prova! Sempre in senso di svitarlo. Allora, se è la prima volta che lo fate, ci potrebbe essere del freno a filetti. Fate un po' fatica dopo a estrarlo, eh. Tenetelo conto. E qui abbiamo giù anche l'altra puleggia. Bene. Puliamo un attimo un po' e poi vi facciamo vedere come si torna su. Come potete vedere abbiamo dato una bella pulita e adesso possiamo tornare su con il puleggione qua. Cinghia, c'ha una freccia, quindi non si può sbagliare e torniamo su piano piano, prendete il senso. Ok, poi Pierino c'era solo il dado? Sì, c'era solo il dado. Non sono abbattuta. Come si fa a arrivare a battuta? Ecco qua battuta. Dado. Bene. Pierino, vieni mo con la chiave a tenere stretto. Ma dagli solo un tirotto. Dagli solo un tirotto. Dopo la tiriamo bene con la dinamo. Boh. Boh, d'un vale. Là. Poi, vado su col variatore? Bravo! Mi raccomando, tutto pulito. Vedete che è tutto pulito. Lustrato. Quindi, prendiamo su. State attenti alla cinghia. Là. Poi. Ci vuole il bussolino con un po' di grasso. Ci mettiamo un pelino di grasso nella gola interna. Non esagerate perché comunque sennò dopo ve lo spara fuori. Quello lì poi è dentro il cuscinetto del carter. E poi comunque se lo sparge per i fatti suoi. Mettete un goccino. Girato. Così. Così. E poi ci rimettiamo il suo dado. Poi sempre con la nostra pistolona e la nostra bussola di 29 andiamo
un po' vicino. E adesso si va di dinamometrica. 140 newton metro. Vieni Pierino, vieni, prendi, che io tengo e tu tiri. Venghino, venghino. Ah, sei quell'altra. Sì, partiamo prima da questa. Ho già preso quella davanti. Allora. Vadi. Ci sei già? Ah, devi appoggiarti attaccata al crick, se no col Kaiser. Aspetta allora, aspetta che vengo via io. Te devi appoggiare in qualche modo. Devo appoggiare in qualche modo, vadi. Ok. Ma scatta col bagaglio, qui non scatta. Ah, 140. Ecco qua. Bene, questo è stretto. E adesso possiamo passare al variatore. Sembra facile, ma non lo è. Lo devi buttare in dentro, zio. Schiaccia la cinghia. Qui lo devo buttare in dentro, vai. Sei? Prova. Prova a stare dritto. Se sei dritto, ci vai. Non te lo spara fuori, vai. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Bene. Oh. Bene. Adesso possiamo svitare le viti. Il contrasto. In modo che la puleggia possa tornare a fare il suo compito. Guarnizione. Facciamo girare un po', in modo che dovrebbe andare. Vai, dai un colpo di accensione che vada a tirare la cinghia. Vai. Ecco qua, boom boom boom. Vedete? Cinghia è tornata in posizione e adesso possiamo tornare su con il tutto. Quindi, bellissima guarnizione, state attenti a non romperla, mi raccomando. C'ha i suoi punti, 1 e 1, 2. Carter. Pierino, devi ritornare ad abbassare. Chi? La marmitta, se no col pizzero che ci torno dentro. Qui perdiamo i dadi, perdi tutto, benissimo. Passato? No, aspetta, ecco qua, andiamo su. Aspetta che guardiamo, poi ecco qua, vedete, torniamo su nei suoi punti di fase. E adesso piano piano rimettiamo sulle viti. Vabbè, comunque il video è al contrario, giusto? Ah beh, certo. Ci vediamo più tardi che montiamo il pedalino, quando qua abbiamo chiuso. Vero? Andate su, mi raccomando, stringete a croce, esatto, in modo incrociato, in modo da stringere tutto per bene, e poi dopo ci rivediamo. Bene, allora vedete, abbiamo richiuso tutto con tutte le varie viti, i coperchi, mi raccomando, ci sono le tre viti dentro, chiuso, rimontato il pedalino, la marmitta, avvitata la marmitta, rimettetela a posto e riavvitate la vite, e adesso possiamo tornare a chiudere tutte le carene, ok? Sempre percorso inverso a quello che abbiamo fatto per smontare.
Bene ragazzi, ci vediamo dopo quando abbiamo finito di rimontare tutto. Bene, dai. Ragazzi, lavoro come sempre a regola d'arte. Avete visto adesso come si fa a cambiare la cinghia e la varia manutenzione del variatore nel 530. Quindi non ci resta che salutarvi. Ricordiamo, cazzo di vetro che mi manda il ciuffo. Ricordiamo una cosa, che se non hai una pistola per svitare i buloni non lo fate perché non ci se la fa. Ci vuole la chiave a compasso, sennò non ce la fate. Non ce la fate, ma neanche con tutta la buona volontà. Quindi, perché ci abbiamo già provato, sì. Ci siamo già caduti in errore. Quindi mi raccomando, seguiteci sul canale, iscrivetevi, accendete il campanellino, se no lui non è contento. No, per niente. E poi niente, seguiteci su Facebook, Instagram. Commentate. Com'è che si chiama l'altro che abbiamo fatto? Telegram, ecco, a me mi vengono in mente. Scrivetegli, mi raccomando. Penso che li seguo io i social, lo so neanche cosa sono, perfetto. Siamo messi bene. Sì, molto. Allora, niente ragazzi, al prossimo. Alla prossima, bye.